pizza verace, passione verace che non è Versace. No, no, ecco, non è Versace. Non so se si è influito qualcosa lo stilista. No, no, no. Bene, allora sono con, non sono fratelli, non sono parenti. Speriamo di fare lo stesso successo con Versace. Che ha avuto nella moda. Sì. Bene, bene, bene. Complimenti quindi ai due soci. Grazie. Di Verace qui a Perugia, tra l'altro proprio nella città. Perugia poi e basta, c'è anche la parte bassa, la parte attorno, quindi invece siamo in cima, praticamente vicino alla cattedrale. Ecco, bene, bene. Quindi dobbiamo un po' festeggiare questa new entry nella guida del Gambero Rosso, che è la guida praticamente che segnala le pizzerie, poi se c'è la classifica, sì, che non è proprio una guida. No, no, segnano gli spicchi e ne abbiamo preso uno, speriamo di... uno che in realtà è l'anticamera secondo, 79 sì, centesimi, sì, 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 quindi sì. Complimenti a questa nuova entrata. Io poi vi dico già che la pizza, insomma, questa verace anche contemporanea, però, sì, direi che anche no? Perché sì, la pizza verace è chiaramente quella storica, c'è cioè l'associazione, sì, di cui molto probabilmente non ne fate parte, no, ecco, no, questa non facendo quel prodotto non abbiamo ritenuto opportuno iscriverci, perché quella poi è la pizza storica che si fa nel centro di Napoli e non è questa. Bene, quindi da quanto tempo c'è Verace? Abbiamo aperto il 25 gennaio 2020, quindi sono 4 anni. Quindi chiaramente asporto durante il Covid, sì, eccetera, ci siamo un po' salvati con l'asporto, con delivery, e abbiamo superato quel momento. Abbiamo aperto in piena pandemia. E questo è il passo. Cioè, qual è stato? C'è un giorno storico. Abbiamo aperto 6 settimane prima del Covid. Quindi era febbraio, gennaio. 25 sì, gennaio, 25 gennaio, quindi proprio 6 settimane Covid chiusi. Sì. E poi ci siamo trovati sì con asporto e domicilio. Sì. Se non ci fosse stato il delivery. Beh, comunque la pizza è anche questo, certo, cioè, immagino che si continui sempre magari non a fare il delivery, ma a fare comunque lo sport, certo, chiaramente, sì, no? Sì, qui in città chiaramente, anzi io se fossi perugino chiaramente sarei cliente fisso, manderei sempre qualcuno chiaramente a recuperare le pizze, perché effettivamente è una pizza elastica, una pizza, insomma, come Dio comanda, insomma, è comunque la pizza napoletana e non quella semi-napoletana, con ottimi prodotti che arrivano direttamente dalla campagna. Sì, 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 sì. Cerchiamo di mantenere le origini, però comunque siamo in Umbria e quindi usiamo anche prodotti umbri, misti ai nostri, insomma. Quindi qual è la pizza più umbra? Come top, perché chiaramente l'impasto è questo impasto molto buono che sicuramente crescerà nella guida del Gambero Rosso. Speriamo. Mentre invece gli ingredienti che poi farciscono. La Perugia, lo dice proprio il nome, la perugina è una margherita con la salsiccia. Noi l'abbiamo cambiata, abbiamo fatto la perugina bionda, che è una base pomodoro giallo con la salsiccia, l'abbiamo chiamata perugina bionda, per proprio in onore di Perugia, insomma. Questa quindi è una pizza dove c'è anche la carne, no? Certo, certo. Sul pesce invece, guardando un po' alla storia di Napoli, abbiamo fatto la marinara dei signori che si dice dei signori perché la gente che prima magari era un po' più agiata poteva permettersi di mettere le alici, le olive, certo. Poi lavorando solo col, avendo sta fissa di lavorare solo col fresco, purtroppo il pesce qua non c'è. Siamo in montagna. E quindi non è manco giusto qua dentro. È difficile prenderlo, difficile tenerlo e tutto, quindi. Quindi alici di cetana, dico bene? Sì. Sì. Poi cerchiamo di usare materia prima buona, insomma. Quando riusciamo prendiamo il tartufo fresco. Quando c'è. Sì. Quando c'è.
quindi niente. Che poi qui in Umbria è quello nero di Norcia, sì. O può essere anche quello bianco, tu per magnato. No, siamo di quello nero di Norcia. Perché per esempio, visto che ha fatto molto parlare la pizza o col tartufo o con, se non ricordo male, quella di Briatore. Tanto ah, col patanigra. Esatto, col patanigra. Ecco, qual è quella la pizza che costa di più qui da Verace? E la mortazza, che c'ha mortadella, pistacchio, granella di pistacchio e burrata. E quella è un po'... Purtroppo il pistacchio, Roberto. Pistacchio, Non si può comprare, il pistacchio buono costa tantissimo. Quanto costa? 15. Beh, ce la possiamo fare. Sì. È accessibile comunque, dai. Bene, bene, bene. Quindi tutto col QR code? Sì. Siamo giovani, quindi dobbiamo un po'... No, ma vedo che poi comunque ci si trova bene con lo smartphone, ce l'hanno tutti, c'è la wifi... Sì, puoi cambiare il menu quando vuoi, finisce un prodotto lo elimini. Diciamo, nel menu del QR code chiaramente ampia scelta anche di vini come di birre. Certo, sì, c'è la carta di vini, birre, abbiamo qualche birra artigianale, quindi cerchiamo di dare una scelta comunque abbastanza vasta, insomma. Quindi i vini della Romagna, della Campania. Abbiamo anche sì, vini di vini campani. Vini del Montesomma, vini Pestum. Il Pestum viene in mente Greco di Tufo, abbiamo Aglianico, Fiano, Benevento. Anche un rosé, sempre campano. Di Campania. Abbiamo preso un po'. Sì, un po' pure Umbri, Campania, altre regioni Toscana. Abbiamo cercato di fare un po' l'Italia col vino, insomma. Due o tre etichette per ogni regione in modo da dare un po' una scelta diversa, no? Ecco, quindi comunque pizza e ci sono come antipasto, in attesa chiaramente della pizza. Tutti i nostri fritti, frittatine di pasta, arancini. Tutti artigianali, quindi niente di surgelato. Ormai dove oggi ognuno piglia sto surgelato, che comunque la qualità è abbastanza bassa, qui facciamo tutto noi, come vuole la tradizione, la gente infatti apprezza. Il segreto è che c'è la mamma, dico bene? Per fortuna c'è la mamma che si occupa di fritti, si occupa anche dei dolci. Dei dolci. Sì. Quindi facciamo i complimenti, come si chiama? Anna. Anna, mia mamma, sì. Anna. Sì. Sì, grazie a lei siamo riusciti un po' a rivivere un po' la tradizione che magari gli ha insegnato mia nonna, queste cose molto... Quindi babba pastiera. Babba pastiera, qualsiasi cosa ricorda la nostra terra, lei la... A giro, nel senso ogni tanto facciamo il babà, ogni tanto la pastiera, in modo da per non far annoiare il cliente, insomma. Può capitare anche di mangiare la sbrisolona, che sarebbe mantovana, sì, che la mamma fa molto bene, sì. E poi non riusciamo a capire come abbia... Ma lei si aggiorna, lei si aggiorna, fa i corsi, quindi... No, non si ferma mai, insomma, non si è fermata a quello, insomma, alla campagna, è andata un po' oltre, quindi... Quindi può anche, fare il tiramisù... Fa qualsiasi cosa, mi piace. Sant'Honoré... Quello non abbiamo in Francia. Tiramisù, sì, tiramisù, cheesecake, tutte queste cose. In Italia. Sì, rimane in Italia e la gente apprezza, quindi vuol dire che... Niente soufflé, quindi... O soufflé arriva. Per ora può essere che arriva. Ecco, bene, bene. Quindi complimenti a Verace, siamo solo all'inizio, quindi molto probabilmente ci vedremo per altri successi qui di Verace, che tra l'altro si è allargato anche di fronte. Sì, assolutamente. Sì. Come siete nati, che non l'abbiamo detto? Siamo nati con questa sede qui, che c'ha... Qui dove siamo? Sì, qui dove siamo. Com'è l'indirizzo? Via Cartolari 2. Via Cartolari. Cartolari. E la richiesta comunque era tanta e abbiamo deciso di ampliare comunque la sala con
con la struttura di fronte, insomma. Esatto. Quindi c'è poi sempre il forno, sì, c'è il forno, la cucina, due locali, gli stendi. Sì. Non c'è il capriere che deve attraversare la strada, no. Insomma, che poi potrebbe anche farlo. Come la pizzeria diffusa. Ecco, sì. Bene, quindi ecco, complimenti per la pizzeria diffusa Verace, qui a Perugia, chiusa il lunedì. Lunedì. E aperta solo la sera.